Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi rispondo a qualche domanda che mi avete fatto riguardo al semenzaio e soprattutto a quale terriccio utilizzare, quindi ho di due tipi. Prima di dirvi di quale marca sono, ve li descriverò, quindi sicuramente ci arriverete da soli per capire qual è il migliore e quale no, e perché si usa uno invece che l'altro. Quindi in questo video vediamo come tirare su dai semi le piantine che possono servire per il nostro orto domestico. Io parlo solo di orto domestico, non parlo di grosse produzioni, non è il mio campo. E vediamo poi, dopo questa fase qui, vi faccio vedere il semenzaio come è fatto adesso. Eccoci sul canale, partiamo dal terriccio. Allora, qui c'è un terriccio di qualità, tanto inutile ci giriamo intorno. Guardate com'è fatto. Guardate qui, farina, sembra polvere di caffè. Io poi ci ho messo dentro un po' di perlite, ma l'ho aggiunta dopo. Questo invece è terriccio del supermercato. Guardate cosa c'è dentro. Guardate qui. Non vi dico la marca perché tanto sono tutti uguali, cioè non ha senso dirvi di che marca è. Dopo capirete la confezione, ma sono tutti uguali, quelli al supermercato o quelli che costano poco nei centri commerciali. Non è per niente setacciato e fa una puzza di muffa che mi ha intasato la stanza. Il test che farò prossimamente, probabilmente comincerò domani, sarà quello di mettere alla prova tre tipi di terricci: questo buono da semina, quello più scarso e una via intermedia di qualità che però non è da semina, e vedere come funziona con la germinazione, parità di semi, di tempo, di acqua e quant'altro, di temperatura. Comunque quella è un'altra storia, lo vedremo più avanti. Riprendiamo il discorso. Allora, questo terriccio qui non va assolutamente bene per la semina. Questo veramente non va bene per niente, ma a maggior ragione per la semina. Non ha le caratteristiche minime per poter fare da semina. Vi prendo ora i dati dei due terricci, così li vediamo insieme. Questo è il terriccio quello più scadente. Il pH, in questo caso, è 7,5. Il pH è un fattore determinante per quanto riguarda la semina. Noi, con i terricci migliori, dopo lo vedremo con quell'altro, abbiamo un pH che va da 5 a 6, siamo sull'acido ed è la cosa migliore. Qui siamo oltre il 7, se 7 è neutro, qui andiamo verso il basico di poco, ma abbiamo superato la fase neutra. Non va bene, per la semina assolutamente non va bene. Quello di qualità invece ha un pH, eccolo qui, ha un pH che va da 5 a 6. Qua poi ha dei dati che dall'altra parte non ci sono riportati. Questa ha un carbonio organico del 35%, azoto 0,8%, sostanza organica 85% e poi il pH è quello che è. Questo che è quello buono ha un bilanciamento NPK e microelementi, che dall'altra parte non ci sono, o almeno non sono scritti. E secondo il produttore, fino a 4-6 settimane non ha bisogno di concimazione. Infatti, dopo vediamo anche la concimazione, quella che io faccio dopo un 2-3 settimane, dipende poi dalle irrigazioni, dipende poi da tante cose. Allora, appurato che il terriccio, questo qui, non va bene, lo tolgo perché puzza, puzza di muffa. Parliamo adesso soltanto del terriccio, quello buono. Probabilmente lo vedrete anche in un altro video dove vi parlavo del mio semenzaio, non lo so se uscirà. Comunque, fatto sta che ve l'ho mostrato qui insieme alla perlite quando vi ho parlato della perlite. Il passo successivo sono gli alveoli. Potete utilizzare questi dello scorso anno, potete utilizzare anche per più anni finché non si rompono. Qui, per esempio, avevo la verza autunnale, qui avevo il cavolfiore e via così. Ultimamente, però, ho acquistato, se mi seguite su Instagram l'avrete già visto, questi alveoli qua. Sono 128 alveoli, sono uno spettacolo perché in poco spazio si tirano su una marea di piantine. Hanno il foro in fondo come tutti quanti. E unico difetto, ora qui sono tre impilati. Quando se ne usa soltanto uno alla volta, ovviamente, quando è pieno di terra ed è bagnato d'acqua, se lo si prende in mano tende a piegarsi al centro, quindi fate attenzione se dovesse prenderlo. Questi li trovate su Amazon, vi lascio poi il link in descrizione. Costano veramente poco, sono pagati sui 3 euro l'uno, 3,50 se non sbaglio. Ecco, una volta che sono carichi, magari tendono un po' a piegarsi, a flettere, però questo è un problema minimo rispetto a quello che danno. Dopo vi faccio vedere come ho seminato due di questi alveoli di là nel semenzaio. Una volta abbiamo riempito gli alveoli, gli si dà una bella bagnata. Io generalmente mi metto sul lavandino per non sporcare tutto e con l'acqua che ho fatto decantare gli do un filo d'acqua finché non lo sento bello pesante. Se cade qualche goccia dal fondo è ancora meglio, è bello inzuppato. In questo caso li ho inzuppati ieri, sono leggermente umidi ancora, quindi darò soltanto poi una spruzzata dopo la semina. Ne approfitto perché devo rifare la semina dell'insalata. Quella che avevo fatto avevo usato dei semi vecchi, non è venuto fuori niente e quindi lo faccio qui con voi. Qua faccio tutta insalata.
Non ci vado molto per il sottile, sono semi molto piccoli. Eccoli qua. Quindi non sto lì a metterne due o tre, ne metto un po' e poi quello che viene viene. Mi sono avvicinato. Allora, ho fatto la semina. Adesso è importante su questi semini molto piccoli dargli soltanto un velo di terra, proprio appena appena coprirli. Appena appena. Pensate, dovrebbero essere coperti per quanto sono alti, quindi veramente un velo. Quanto mi è successo che ho seminato un'insalata da semi vecchi, purtroppo capita. Cosa succede? Avanzano delle bustine perché le abbiamo aperte, le abbiamo utilizzate, ce le siamo dimenticate 1 anno, 2 anni. Quando è il momento di riseminare le si ritrovano, e che fai? Le butti? E no, dici ci provi. Allora, siamo a febbraio, me lo posso permettere, ma se fossimo più avanti non mi posso permettere 10-15 giorni di non germinazione. Fatto questo, si procede con l'acqua. Questa non l'ho fatta decantare perché ho la fortuna di avere l'osmosi inversa in casa, quindi di cloro ne ho poco, poco niente. È filtrata, dovevo soltanto farla arrivare a temperatura ambiente, avevo fretta, questa l'ho fatta un paio d'ore fa, l'ho messa sopra il modem lì dove ho le Germibox di cui vi ho parlato l'altra volta, e adesso è a temperatura idonea. La temperatura fredda blocca un po' le crescite delle piantine, quindi se potete farla arrivare a temperatura ambiente o all'incirca. Tornando alla scadenza dei semi, dietro ogni confezione trovate la scadenza corretta. Ora, questa l'ho aperta poco fa. Pensate che questa probabilmente l'ho acquistata l'anno scorso, non l'ho mai utilizzata. Scadenza 2022, quest'anno. Se fosse stato l'anno prossimo, magari se era ancora chiusa, si potevano provare. Ma adesso che mi sono avanzati i semi, sicuramente l'anno prossimo dovrò buttarli via. Spero di utilizzarli tutti quest'anno a scalare. Questo è il mio semenzaio casalingo. Ho cominciato a costruirlo all'inizio di febbraio. Ora siamo al 24, quando vedrete questo video sarà fine febbraio, inizio di marzo, ma cambia poco, insomma. Se mi seguite su Instagram avrete già visto gli sviluppi e vedremo l'irrigazione giornaliera delle piantine, quelle riscaldate. Vedremo invece quando irrigare le altre piantine dove non c'è il riscaldamento, perché c'è molta differenza. Vi farò vedere cosa ho fatto per velocizzare l'irrigazione, soprattutto su quelle riscaldate. Ora riprendiamo un attimo il discorso dell'irrigazione. Io ho due bottiglie simili, da un litro e mezzo l'una. Sopra il coperchio ho fatto due fori. Questo perché mi viene comodo in velocità da irrigare contemporaneamente due alveoli. Tenete conto che questi qua io li irrigo tutti i giorni. Qui ne ho un'altra col tappo piccolo. Stesso discorso, due fori, non so se li vedete, eccoli qua. Guardate lì. Quindi dicevo, i peperoni, i peperoncini, in base al terriccio, se è asciutto o meno, si capisce subito se hanno bisogno di acqua o no, altrimenti non li tocco. Ad esempio questi piselli qua, il terriccio è scuro, è bello bagnato, non hanno bisogno di niente. Queste invece le fragole hanno bisogno di essere irrigate. Le fragole non le annego ovviamente con quel tipo di getto di acqua. Va da sé che poi le fragole andranno trapiantate, diradate e trapiantate. Mi avvicino sui peperoni e vi faccio vedere l'operazione. Boh, basta, questa operazione la faccio una volta al giorno. E come vi dicevo, dal momento che sotto c'è il cavo riscaldante, queste vanno in fiatta tutti i giorni. Diverso il discorso delle altre dove non c'è il cavo riscaldante, qui una volta ogni 3-4 giorni, dipende dalla temperatura ambiente. In questo momento in questo appartamento ho, in questa stanza, ho 14,7 gradi. È abbastanza freschetto, ma a loro va più che bene, insomma. Bene, è tutto qui. Quello che dovete sapere è tutto qui. Terriccio è la cosa fondamentale. Prendetene uno di qualità, nel vivaio per la semina. Vedrete che c'è una differenza enorme da quelli che, commerciali che magari avete comprato fino in questo momento. Gli alveoli potete utilizzare gratuitamente quelli che avete già, altrimenti vi potete ingegnare con i bicchieri dello yogurt, ma dovete forarli sotto, con i rotolini della carta igienica, bisogna un attimino costruirli, però magari fate un piccolo investimento, andate su Amazon, comprate già gli alveoli quelli pronti e risolvete il problema. Sul discorso del riscaldare o meno, io sono partito a febbraio con i peperoni, avrò bisogno del cavo riscaldante sia per i peperoni che per le melanzane e per i pomodori, tutto il resto no, onestamente. Come vedete, piselli, insalata e fragole,
le messe qua perché avevo spazio, ma potrei toglierle benissimo, non hanno bisogno del cavetto riscaldante. Quindi anche quello è un investimento che fate una volta sola. Un termostato, non ve l'ho mostrato ancora, eccolo lì, eccolo qua. È impostato a 24 gradi, si accende e si spegne in base alle esigenze, non consuma tantissimo perché una volta che arriva a temperatura, il cavo è da 80 watt, è vero, ma una volta che arriva a temperatura lui si spegne. Riprendendo il discorso su quello che vi serve, è rimasto soltanto l'irrigazione, ma con due bottigliette d'acqua e due fori sul coperchio avete risolto ogni problema. L'acqua anche del rubinetto va bene, fatela decantare la sera, come vi dico sempre, così evapora il cloro e raggiunge la temperatura ambiente, la potete utilizzare. Io con un semenzaio così consumo circa un litro e mezzo di acqua al giorno, non è tantissimo. C'è da dire che se avessi spazio farei molto di più, e anche quello è vero. Vi ho accennato prima del concime, io adesso ancora non l'ho messo perché non ne ho esigenza. Generalmente se il terriccio è buono, un 3 settimane ci andiamo alla grande, insomma, prima di mettere il concime. Però ve ne accorgete che le piante hanno bisogno di concime quando le foglie cominciano a ingiallirsi, la pianta comincia un po' a perdere vigore, quello è il segno indelebile che è finita la sostanza nutritiva che c'è all'interno del panetto. Quindi a voglia noi mettere acqua, non è un problema di acqua, anzi facciamo l'opposto se ne mettiamo troppa, rischiamo il marciume del colletto, quindi non dobbiamo esagerare. A quel punto io fino agli anni scorsi, fino a 2 anni fa, mettevo qualche chicco di stallatico pellettato. L'anno scorso, se avete visto i video, avevo usato il Solabiol, mi ero trovato molto bene, dà un bel boost, costa un bel po' però, questo sì, costa parecchio, ma basta veramente una spolverata. E quindi quando sarà il momento poi di metterlo sulle piantine, farò un video a parte, magari o farò qualche video su Instagram e vedremo un po' la differenza con e senza concime. Ecco, vi lascio magari in sovraimpressione i prodotti che ho utilizzato fino adesso. Va bene, dai, sono a disposizione se avete bisogno di qualche consiglio per quel poco che so io, per carità che c'è gente molto più brava di me, ma per quello che so. Voi chiedetemi pure qui nei commenti, mi trovate anche su Instagram, su Facebook, fatemi pure le domande che volete, io nel mio piccolo cerco di rispondere a tutti. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, se non vi è piaciuto lasciatelo giù, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella così vi arrivano le notifiche dei miei nuovi video. Vi ringrazio per come mi seguite, vi ringrazio per i commenti che mi date e per i consigli, vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo.